Ospiti per oltre un anno della scuola Mazzini, bambine e bambini rientreranno nelle loro classi lunedì 8 gennaio per l'inaugurazione ufficiale. Oggi intanto il taglio del nastro dell'amministrazione comunale per certificare la fine dei lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e ambienti rinnovati che hanno interessato la scuola primaria Codignola in via del Milite Ignoto a Pescara. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci che allarga il discorso al ricco plafond in dotazione non solo per le scuole cittadine, ma per l'intero comparto dei lavori pubblici. In questi ultimi due anni nelle scuole abbiamo investito 18 milioni di euro e mezzo, una cifra mai investita a Pescara, ma questa cifra non costa nulla ai cittadini di Pescara, perché questo è molto importante. Il 90% dell'investimento ci è stato restituito dal GSE, proprio perché abbiamo avviato procedimenti di efficientamento energetico, e l'altro 10% lo guadagneremo dal risparmio energetico che ci sarà, perché queste scuole oggi sono perfette dal punto di vista energetico. Continuiamo la nostra opera di riqualificazione degli spazi pubblici della città, perché in questi mesi stiamo investendo 100 milioni di euro per le scuole, gli asili nido, gli impianti sportivi, le strutture sociali, le strutture culturali, le strade, le piazze, soldi che sono del PNRR oppure della BEI, e sono soldi che non costano nulla ai pescaresi, non costano nulla ai cittadini di Pescara, perché sono soldi che ci sono stati dati a fondo perduto, perché abbiamo saputo intercettare i sistemi di finanziamento a fondo perduto che lo Stato e l'Europa ci hanno messo a disposizione. I cantieri non finiscono qui, come annuncia l'assessore Gianni Santilli. Abbiamo già in programma dei lavori in altre 6 scuole di Pescara, senza dimenticare che dall'8 di gennaio, quando i ragazzini torneranno in questa scuola, quindi libereranno la scuola media Mazzini, è già pronto il lavoro per l'abbattimento della scuola.